Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente nuovo video sui prodotti da supermercato. In particolare voglio parlarvi in questo video di 10 prodotti, ben 10 prodotti sotto i 5 euro che potete comprare nei supermercati. Quindi sono veramente super convenienti, hanno buonici, non hanno ingredienti dannosi e costano pure poco, quindi benissimo. Mi raccomando, supportate i miei video sui prodotti, recensioni, con tanti like, tanti pollici in su, così se raggiungo tanti like, ne faccio tanti altri, perché capisco che vi piacciono. Ovviamente a me piace tanto farli, però se vedo che non vi piacciono ovviamente mi smonto un po' e quindi ne faccio di meno. Quindi forza e coraggio con i vostri like, i vostri apprezzamenti e commenti, così capisco che vi piacciono. Io stessa che vado nei vari supermercati a comprare prodotti proprio per voi, per mostrarvi, perché ci tengo tanto a consigliare prodotti economici con buonici, quindi sono felicissima. I nuovi prodotti di cui vi devo assolutamente parlare sono questi qua che ho comprato al Tuodì, di cui ancora non vi avevo fatto la recensione per quanto riguarda i cosmetici, mentre invece la recensione per quanto riguarda i prodotti alimentari, quindi la spesa, già trovate il video online sul mio secondo canale, quindi è della marca Assorbello, che mi fa tanto ridere questa parola, Assorbello. E sono, è una linea dedicata ai bambini, non c'è scritto sopra, cioè non sono bio, non c'è scritto nulla di particolare, c'è scritto soltanto che non hanno parabeni, non hanno SLES. E leggendo l'inci mi sono ovviamente assicurata che non ci fossero siliconi, paraffina e derivati petrolchimici. E infatti l'inci è molto molto buono, stranamente, perché come sapete il fatto che siano prodotti dedicati ai bambini non vuol dire che siano buoni. E invece in questo caso lo sono, quindi sono rimasta piacevolmente colpita. Hanno veramente un buon inci, hanno estratti di camomilla, di calendula, di schiuma che è praticamente finito. Come sapete io provo e riprovo più volte i prodotti, cioè quindi ce l'ho da parecchio tempo questi prodotti, appunto per farvi una recensione approfondita. Bagno schiuma mi è piaciuto tanto, l'ho utilizzato in palestra. L'unica cosa che ovviamente, essendo un prodotto delicato e anche formulato per i bambini, è molto molto delicato, quindi non vi aspettate quelle schiume esagerate. Va bene per chi come me fa la doccia ogni giorno andando in palestra, quindi per lo sport eccetera, o comunque per chi ha una pelle delicata. La stessa linea ho comprato anche lo shampoo latte delicato, eccolo qua, con aloe, vitamina E. Anche questo qua l'inci mi ha stupito, molto molto carino, completamente naturale, cioè non c'è nulla di sintetico, anche se non sono non c'è scritto che siano eco bio, naturale, nulla, però invece sono molto carini, costano poco e sono carini. Anche qua stesso discorso del bagno schiuma, molto 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 delicato. Infatti ad esempio per il mio tipo di capelli non è molto indicato, perché come sapete io ho capelli che sono molto folti, sono molti, quindi non ha un potere districante, lavante così eccessivo. Magari va bene per chi ha i capelli più corti, chi ha pochi capelli, insomma anche per i bambini è super indicato. Sapone liquido delicato, questo mi è piaciuto tantissimo ed è appunto molto simile l'inci a quello del bagno schiuma, ma ancora più delicato. In questo caso delicato va proprio bene per chi si lava le mani tante volte al giorno e d'inverno si secca la pelle, quindi dovete utilizzare qualcosa di delicato. L'ho utilizzato anche sul viso dopo aver struccato il viso. Pulisce benissimo e non aggredisce la pelle, quindi questo qua per me è promosso a pieni voti. Poi ragazze, sempre al Tuodì, veramente ho trovato tante cose carine, che poi magari una persona che non è tanto attenta all'inci e che magari si fida più dell'etichetta non dà neanche tanta importanza a questi prodotti, perché sopra, vi ripeto, non c'è scritto nulla naturale, biologico, senza questo, senza quello. E invece sono buone, ad esempio questa crema, però state attenti perché come vi ho mostrato anche nel vlog, ho fatto sia il vlog al Tuodì che la recensione del cibo sul mio secondo canale, ci sono tante cose che non vanno bene, quindi si salvano praticamente solo questi prodotti. Questa crema è molto carina, una crema viso lifting con acido glicolico, collagene e ceramidi, molto molto carina e costa poco, quindi io ve la straconsiglio ragazzi, se la trovate compratela. È una crema idratante, nutriente e anche antirughe, contiene appunto le ceramidi, olio di mandorle dolci, la vitamina C, è veramente carina e
c'è pochissimo di sintetico, ma veramente proprio quasi esclusivamente con buonici. Ve la straconsiglio, la sto utilizzando la sera come crema nutriente per la notte e mi piace, si assorbe bene, lascia la pelle distesa. Ragazze, sempre come prodotti super economici al supermercato, vi straconsiglio questi qua del Conad. Sono veramente ottimi, non so se ti trovino anche in altri supermercati. Comunque io l'ho comprati al Conad e sono veramente ottimi. Questi sono completamente naturali, ecologici, ecobiologici. Sono ottimi, costano pochissimo. Allora, il detergente viso mi piace tanto, appunto per lavare il viso, super purificante, lascia la pelle pulita mattina e sera. E il tonico, questo non l'avevo preso inizialmente, vi feci già una recensione, cercatela, comunque vi lascio tutte le schede cliccabili, vedete che c'è sopra in alto, compaiono delle schede se volete vedere i video, o anche comunque nel box informazione. Questo qua c'ha l'alcol dopo l'acqua, quindi pensavo fosse troppo aggressivo. Poi c'ha il gel d'aloe vera, moltissimi estratti naturali. Ho detto vabbè, lo compro, visto che costava poco, detto, vabbè, li butto questi soldi. Ragazzi, mi ha stupito, non è affatto aggressivo, mi piace tantissimo. Frescante e purificante, pulisce benissimo la pelle. Io ho una pelle normale, magari ecco, forse perché ho una pelle molto sensibile, non mi sento di consigliarlo, però pelle normale, mista, grassa, veramente ottimo. Il tonico vi aiuta a mantenere la pelle pulita e a combattere la formazione delle impurità come brufoli e punti neri. Da Conad questo qua, burro per il corpo. Questo qua come prezzo forse sforiamo, questo se non erro costa sui 6 euro, non vorrei sbagliare, fatemi sapere nei commenti, perdonatemi, ma lo inserisco perché è troppo bello, mi piace tantissimo. Da quando l'ho comprato praticamente, infatti è praticamente finito, l'ho usato tantissimo sul corpo perché è molto nutriente e anche rassodante, mi dice per pelle secca, ma io l'ho trovato sì nutriente, però comunque dopo mi posso vestire, insomma non è questa cosa fastidiosa che lascia unto sulla pelle. A me è piaciuto tanto, proprio piacevolmente colpito, e questo qua che ho comprato di recente al supermercato. E questo è dell'Equilibra, come sapete l'Equilibra è una marca che ha fatto sempre il gel d'aloe vera, che a me è sempre piaciuto, però ha fatto sempre anche tante cose che non avevano un buonici, comunque avevano anche ingredienti non naturali e molto sintetici, infatti non me ne parlo spesso. Questo invece mi ha piacevolmente colpito gli ingredienti, sono andata a guardare gli ingredienti, contiene molto gel d'aloe vera, potassio, alume di potassio, è completamente praticamente naturale. Sembra moltissimo il deodorante, quello là che mi faccio in casa, con di cui feci il video tanti anni fa, con l'alume di potassio. E è molto carino, poi essendo che ha gel d'aloe vera ha un'azione anche emolliente e come dire, idratante, no? Ad esempio se vi depilate, a me non brucia la pelle se lo metto dopo essermi depilata. Mi piace tanto, mi ha stupito e sono contenta che l'Equilibra magari stia facendo prodotti sempre migliori, speriamo di trovarne sempre di più. E io questo l'ho comprato, sono soddisfatta, l'ho pagato anche questo pochissimo, quindi ve lo straconsiglio. Poi ragazze, infine c'è questo che è praticamente un baby oil. Io spesso compro, come avete potuto vedere, prodotti per bambini perché sono più delicati, dovrebbero essere un po' più naturali, ma come vi ho spiegato prima, il fatto che siano per bambini non vi assicura che siano buoni. Molto spesso i più famosi prodotti per bambini hanno le peggio schifezze dentro, quindi controllate sempre gli ingredienti. Questi sono buoni, ma tanti altri no. Cambio pannolino, ma se voi andate a leggere gli ingredienti, contiene olio di girasole, burro di karité, estratto di calendula e vitamina E, quindi è completamente naturale. Il lince è veramente perfetto ed è un baby oil molto migliore, si può dire molto migliore? Beh sì, comunque è meglio, 100.000 miliardi di volte meglio del famosissimo baby oil alla paraffina, perché questo è completamente naturale ed è idratante, lenitivo. Lo potete utilizzare anche voi donne adulte, insomma, come faccio io, post doccia, magari sulla pelle ancora bagnata fate un bel massaggio sul corpo, vi lascia la pelle, poi vi asciugate, vi tamponate,
vi lascia la pelle morbida, contro le smagliature, nutrita, liscia, veramente è un trattamento. Io ogni tanto metto l'olio sulla pelle invece della crema, è più idratante e poi aiuta molto a mantenere la pelle elastica, a combattere le smagliature comunque anche dopo la depilazione, perché comunque la pelle è un po' più irritata e ha bisogno di essere lenita. Quindi veramente veramente ottimo. Questo, ragazzi, l'ho comprato al Lidl. Prossimamente vi farò anche una recensione su tutti i prodotti Lidl che ho comprato di recente.